giudicare dall'accoglienza ricevuta la sera del 30 dicembre non si può che parlare di successo, replicato poi venerdì pomeriggio l'atteso Farnace di Antonio Vivaldi al Teatro Comunale di Ferrara, ha illuminato gli ultimi giorni dell'anno al Teatro Abbado, molto partecipato anche l'evento di giovedì pomeriggio al Ridotto con Prima della Prima. Uno strappo ricucito, quello con Farnace, tra Antonio Vivaldi e Ferrara, l'opera era attesa da quasi 3 secoli. Vivaldi finalmente può metter piede a Ferrara, perché nel 1739 fu la sua debacle, lo aspettavano a Ferrara per il suo Farnace, l'opera, una delle ultime opere che ha composto, ma il veto dell'arcivescovo Tommaso Ruffo, il principe di Ferrara, gli impedì di metter piede in questa città. Oggi, dopo quasi 300 anni, noi possiamo in qualche modo rivendicare la fama, la gloria e l'onore di Don Antonio Vivaldi. In quegli anni diversi vescovi proibirono le rappresentazioni teatrali durante i carnevali, quindi fu proibita questa rappresentazione per il carnevale del 1738. Ho accolto volentieri l'invito di essere presente stasera al Teatro Comunale per la rappresentazione dell'opera di Don Vivaldi, Don Antonio Vivaldi, l'opera Farnace. Mi è sembrato un atto di giustizia e al tempo stesso di attenzione a Don Vivaldi, un grande artista, un grande musicista. Vale la pena ricordare un passaggio del libro del Siracide ripreso tante volte da Papa Francesco: ne uccide più la lingua della spada, e Vivaldi fu una delle vittime delle lingue, cioè delle male lingue, delle calunnie e dell'invidia di un grande artista che non meritava questo. Il Teatro Comunale di Ferrara non è solo un luogo dove ci si attiene, come dire, allo stricto senso del nostro impegno per la musica, in particolare per la musica lirica, ma anche quindi il teatro diventa occasione per portare a conoscenza di coloro che non sono specialisti ma che si avvicinano con passione agli eventi musicali, elementi della vita di uno dei nostri più grandi compositori, di un genio musicale assoluto, e per capire quanto l'agire musicale, l'agire artistico partecipi della vita, delle questioni della vita, entri nei differenti